ancora, insomma, l'unica cosa che siamo riusciti a vedere, due mezzi in 2 giorni diversi che hanno un poco spalato la sabbia per creare la strada per il passaggio dei mezzi, ma dopo un mese poco è cambiato. Il comitato, diciamo che dopo quasi 2 anni di lotta, si ritiene soddisfatto, ma non troppo, perché non possiamo dire grazie per quello che abbiamo oggi. Ci auguriamo che ci sia veramente la rinascita di questo litorale. La rinascita e quindi correlato a ciò sarebbe la realizzazione anche di future opere compensative, anche accedendo magari a tutti i ribassi d'asta che in questi anni sono stati fatti nel momento in cui sono stati messi in atto dei lavori anche di somma urgenza, perché non ci dimentichiamo che noi siamo partiti da uno stanziamento iniziale di 4 milioni e mezzo di euro ed oggi ne sono rimasti appena 1,5 milioni per questi lavori, dei quali ulteriormente sottoposti a ribassi d'asta, insomma non sappiamo quanto alla fine resterà, sono rimasti degli spiccioli per intervenire e quindi la nostra paura è che questi soldi non bastino. Il prezzo che abbiamo dovuto pagare è veramente troppo alto per arrivare a vedere in minima parte tutelati i nostri diritti. Il prezzo è alto perché noi ci ritroviamo oggi di fronte a case totalmente distrutte, ad un paese depauperato, ad un paese privato di quello che è la sua essenza, il mare, a delle attività commerciali che ne hanno subito, che hanno subito fortemente in questi anni, perché è venuta a mancare quella che è la fonte economica principale del luogo, il turismo. Noi non vediamo più turisti ormai da anni e quindi direi che, ripeto, soddisfatti per certi versi perché possiamo dire pur si muove. Non è il caso di dire tanto rumore per nulla perché effettivamente oggi forse il rumore che abbiamo fatto, anche grazie al nostro comitato, a qualcosa forse sta servendo, si cominciano a muovere le prime pietre. Però direi che non è neanche il caso che qualcuno si fregi o si prenda i meriti di un qualcosa che è arrivato veramente troppo tardi e solo perché qualcuno finalmente ha deciso di fare il proprio lavoro, di compiere il proprio dovere. E oserei dire forse neanche per coscienza, ma per mettere veramente una toppa ad una situazione che era ormai diventata insostenibile. Per noi è una mazzata in più di quella del Covid, perché la gente non viene a mangiare, non viene a prendere il gelato, non viene a spendere. E quindi noi siamo praticamente confinati, va bene, in una situazione che non usciremo mai. Fra il Covid, che penso che ci vorranno almeno 3-4 anni per riprendersi, più sta spiaggia, giustamente, che è 4 anni che non possiamo fare niente. Dico, le istituzioni se ne sbattono in tutto e per tutto, quindi non sappiamo quello che dobbiamo fare. Sperando che questa sia la volta buona, ma sempre io ci spero soltanto. Intanto hanno fatto un cantiere, hanno chiuso, quindi dove sono io praticamente non lavoreranno. Quindi sarà un discorso chiuso dove ci sono io completamente. E quindi qua non so come finirà. Io spero che le istituzioni un attimino diano un'accelerata a questi lavori.